Eccoci qui, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con i dati relativi al Covid in regione Lombardia. Sono 134 i nuovi positivi a fronte di 33.328 nuovi tamponi. Il tasso, la percentuale dei positivi rispetto ai tamponi effettuati è dello 0,4%. Un dato, diciamo, in linea con quello dei giorni scorsi. Per quanto concerne poi i decessi, sono due i nuovi decessi, mentre per quanto concerne i numeri relativi agli ospedali, nelle terapie intensive si registra un meno 2, nei reparti non di terapia intensiva meno 23. Andiamo a vedere i casi provincia per provincia. Milano ha 62 nuovi positivi, dei quali 44 a Milano città, Bergamo 4, Brescia 17, Como 5, Cremona 2, nessun caso a Lecco, Lodi 6, Mantova 8, Monza-Brianza 18, Pavia 1, nessun caso a Sondrio, 6 casi a Varese. Questi sono i dati relativi al Covid. Parliamo però di vaccinazioni, perché da oggi, nonostante alcuni problemi al portale della regione, è stato possibile spostare la data della seconda dose del vaccino. Ci sono però preoccupazioni per l'annunciata riduzione dell'arrivo di vaccini nel mese di luglio. Rischiamo di dover sospendere per un periodo ulteriori prenotazioni perché la riduzione è consistente, ha detto il governatore Attilio Fontana. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Alberto Carreras. Da oggi i lombardi possono cambiare l'appuntamento per la seconda dose del vaccino contro il Covid. Il portale di Regione Lombardia è a disposizione anche per questa operazione attesa da numerose persone. Basta accedere alla sezione gestione appuntamento entro 7 giorni dalla data già fissata. Possibile un solo spostamento per la seconda dose, data, ora e luogo. Tuttavia, oggi il sistema ha avuto alcune difficoltà e non offriva a tutti l'opzione di modifica. Al momento non era ancora attivo il cambio prenotazione attraverso il call center. Comunque è possibile chiedere lo spostamento con preavviso di 7 giorni. Si può ovviamente cambiare non solo la data, ma anche l'orario e il luogo. L'unica accortezza è che la nuova data deve comunque rientrare nel range previsto per il vaccino inoculato. Intanto ci sono preoccupazioni sulle forniture di vaccini a luglio. La struttura commissariale nazionale parla di un taglio del 5%. Il timore della regione è che si possa arrivare anche al 50%. Rischiamo di dover sospendere per un periodo ulteriori prestazioni, ha aggiunto oggi il presidente della regione Attilio Fontana. Purtroppo a luglio verrà ridotto in maniera abbastanza consistente il numero dei vaccini che ci deve essere trasferito e ciò ci impedirà di concludere la campagna nei tempi che avevamo previsto. Anzi, rischiamo di dover sospendere per un periodo ulteriori prenotazioni. Ieri chi ha provato a prenotarsi ha trovato poche disponibilità e sono a rischio anche i 100.000 posti che si pensava di riservare ai giovani quest'estate. Chi non trova spazio negli hub vicino a casa, inoltre, viene scoraggiato a vaccinarsi. Sono state aperte le prenotazioni per una settimana di settembre per dare un minimo d'offerta ai lombardi e gli ospedali segnalano che i richiami vengono ora fissati a 40 giorni per guadagnare tempo. Silvio Sperzani, amministratore unico di Aria S.p.A., nominato da Regione Lombardia appena un mese fa, è già dimissionario. Vanno all'attacco le opposizioni, in particolare il Movimento 5 Stelle. Sentiamo il consigliere regionale Massimo De Rosa. Aria partecipata regionale che si occupa di molti temi chiave per Regione Lombardia, tra cui anche gli appalti e le gare, bene, È un colabrodo che vede oggi, dopo aver azzerato tempo fa il CDA per tutti gli errori fatti durante la pandemia, oggi vede scappare anche il nuovo amministratore unico. Aria è un ente che sta dando più problemi che servizi ai cittadini lombardi, ma che è pagato dai cittadini lombardi per ottenere dei risultati. Se questi non ci sono, se la Giunta e Regione Lombardia con questa maggioranza di centrodestra non è in grado di gestire e far gestire bene questo ente, allora riveda completamente il suo ruolo, riveda anche le sue responsabilità e si decida in che direzione si vuole andare. Così i cittadini lombardi non possono più andare avanti, o hanno dei servizi o smettono di pagare un ente che produce solamente di servizi. Cambiamo argomento, parliamo di elezioni comunali. Il centrodestra a Milano è ancora alla ricerca del candidato sindaco. Oggi il leader della Lega Matteo Salvini ha detto che la squadra sarà pronta la prossima settimana e che ha alcuni nomi che non intende rivelare, ma il candidato sindaco sarà, ha ribadito, un civico.
Il dato certo è che anche senza il nome del candidato della squadra di centrodestra, stando agli ultimi dati, è avanti al centrosinistra a Milano. Se io fossi in Letta o in Sala sarei preoccupato. Lo ha detto oggi il leader della Lega, Matteo Salvini, a Milano. Salvini ha detto che ci sono alcuni nomi che ancora non sono usciti sui giornali e che lui vuole tenere per sé. Il leader della Lega ha comunque ribadito che il candidato sindaco a Milano sarà espressione della società civile e quindi non un politico. La squadra verrà presentata la prossima settimana. Se un sindaco, dopo 5 anni di mandato, arriva in svantaggio rispetto alla coalizione dell'opposizione che non ha ancora espresso il candidato, vuol dire che evidentemente molti milanesi che avevano votato per Sala non lo votano più. E se noi presenteremo una squadra inclusiva, propositiva e intelligente, ma vinciamo. La squadra penso che la presenteremo a brevissimo. Ce l'ho già in testa al 90%. La squadra, la condividono gli alleati? La squadra comprende il sindaco, ovviamente. E la condividono gli alleati? Assolutamente sì. C'è qualche nome che non è assolutamente uscito e che poi ci sarà e tengo per me. A me piacerebbe che fosse del mondo delle professioni, dell'impresa, con legami con il sociale, con esperienza di docenza universitaria, con una bella famiglia, una mezza idea ce l'ho. Sentiamo come ha replicato il sindaco di Milano Giuseppe Sala rispetto a quanto detto dal leader della Lega Salvini. Vivo preoccupato per come sono fatto di ogni singola cosa, perché attraverso la preoccupazione così sto più attento. Rimane anche il fatto che sono un po' un iperrazionale e quindi non capisco il perché da mesi qualunque candidato viene proposto è vicino a me o in vantaggio su di me e poi nessuno si candida. La mia razionalità non me lo fa capire, però probabilmente Salvini saprà qualcosa che io non so. Grazie. Un politico o un nome non politico? Mi aspetto un civico se seguo le parole di oggi di Salvini. E a proposito della candidatura ha parlato anche Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore unico di Forza Italia, che ha detto: si sta discutendo, la linea generale è quella di trovare dei candidati civici che possano allargare i confini del centrodestra, ma se non ci sono candidati civici vincenti bisogna individuare dei candidati politici. Certamente Lupi sarebbe stato un eccezionale candidato, vedremo che cosa accadrà, c'è il tempo per discutere e vedere. Questo Antonio Tajani. Il Comune di Milano ha deciso di azzerare la parte variabile della Tari per le attività commerciali e artigianali. Sentiamo il primo firmatario della proposta che è stata presentata alla Giunta, il capogruppo del PD, Filippo Barberis. Ieri abbiamo depositato un ordine del giorno, sottoscritto da tutta la maggioranza e a mia prima firma, nel quale abbiamo chiesto alla Giunta di azzerare la parte variabile della Tari, che ha un impatto sul 50% della tariffa complessiva, destinando questa riduzione a tutte le attività del commercio, dell'artigianato, del turismo, ma anche della cultura, del sociale, che sono state colpite dalle chiusure imposte dalla pandemia Covid-19. Un intervento importante di oltre 36 milioni di euro che siamo riusciti a costruire anche grazie a delle risorse che sono arrivate da un fondo nazionale e che conferma la nostra volontà di sostenere tutte le imprese e le categorie più colpite dalla crisi. Sempre attraverso la Tari abbiamo anche richiesto di potenziare degli sconti per le utenze domestiche e in particolare quelle più fragili, quindi nuclei familiari numerosi o con anziani, dove anche una riduzione e un aumento delle agevolazioni può essere un contributo significativo. Continueremo a lavorare per tendere la mano alla parte di città che ha più sofferto e contemporaneamente impostare le robuste strategie che già stiamo realizzando per la ripartenza. Milano era in un trend molto positivo di crescita prima della pandemia, occorre tornare quanto prima su questi binari di sviluppo, in modo da recuperare occupazione e reddito, nell'interesse di tutta la nostra comunità e di tutti i cittadini. E plaudi all'iniziativa del Comune Confcommercio Milano, che aveva chiesto di adottare delle iniziative in favore delle attività. Sentiamo il presidente Marco Barbieri.
Il provvedimento adottato oggi dal Comune di Milano relativo all'abbattimento della tassa rifiuti va incontro ad una richiesta pressante fatta mesi fa da Confcommercio Milano. È un provvedimento interessante perché va a dare un beneficio a quelle imprese del commercio, del turismo e dei servizi che sono state fortemente penalizzate durante il lockdown, che da oggi potranno avere un risparmio di circa 36 milioni di euro sulla tassa rifiuti. E sentiamo un commento anche da parte dell'opposizione, da parte del consigliere regionale Gianmarco Senna, il milanese Senna. Piuttosto che niente, le mei piuttosto. Ogni tanto rispolverare i vecchi detti milanesi può venire utile. La proposta da parte della giunta Sala di azzerare il variabile sulla Tari ci trova concordi. Dovevano avere un po' più di coraggio. Parliamo ora di scuola. La scuola in presenza al 100% a settembre negli istituti superiori ha un obiettivo che ci deve vedere tutti impegnati. È l'invito rivolto ai sindaci durante l'assemblea ordinaria di ANCI Lombardia dal prefetto di Milano Renato Saccone. Avremo bisogno anche del contributo dei sindaci al di fuori delle loro competenze per risolvere eventuali problemi legati alle strutture città per città. Ci sono scuole che hanno problemi di capienza, i sindaci sono stati bravissimi con le materne, se avremo problemi in qualche città dove ci sono scuole superiori faccio affidamento sul contributo dei sindaci per trovare soluzioni. Ritornare a scuola in presenza è fondamentale perché abbiamo ancora il Covid e già un post-Covid che ci porta a una situazione di energie giovanili compresse per troppo tempo. Abbiamo capito che è importante tornare in classe in presenza per ridare ai ragazzi una comunità e quindi diminuire le forme di disagio che ci sono e che ci saranno. Questo il prefetto di Milano, Renato Saccone. Cambiamo argomento. Oltre 5.000 video pedopornografici sequestrati, 17 perquisizioni effettuate e un bresciano di 32 anni arrestato. L'uomo avrebbe abusato anche della figlia. Sentiamo. Un arresto e 17 perquisizioni in diverse province, l'operazione della polizia finalizzata al contrasto della pedopornografia online. In manette un 32enne bresciano. È stato trovato in possesso di grandi quantitativi di materiale pedopornografico. Inoltre, dall'analisi dei dispositivi informatici trovati in possesso dell'indagato, eseguita sul posto dagli investigatori della sezione bresciana della Polizia Postale, è emerso non solo che l'uomo era particolarmente attivo su una chat in cui venivano condivisi video di abusi sessuali nei confronti di bimbi molto piccoli, ma sono stati rinvenuti filmati autoprodotti che lo ritraevano in atti sessuali praticati nei confronti della propria figlia. Le indagini svolte dalla polizia e dalle procure della Repubblica presso i tribunali di Milano e Brescia sono partite da una segnalazione del collaterale canadese. Per identificare gli utenti italiani responsabili di diffusione di materiale di pornografia minorile, su una nota applicazione di messaggistica istantanea, la Polizia Postale di Milano ha filtrato e elaborato oltre 6.400 connessioni, riuscendo a individuare 17 soggetti che, per restare anonimi sulla rete e non incorrere in conseguenze penali, creavano account utilizzando caselle di posta elettronica aperte ad hoc con dati fittizi e accedendo alla rete attraverso reti Wi-Fi aperte o connessioni internet intestate a soggetti terzi. Nel corso dell'operazione sono inoltre stati sequestrati 22 smartphone, 3 notebook, 8 hard disk, 4 pendrive e 2 tablet per una capacità di storage complessiva di oltre 15 terabyte, all'interno dei quali sono stati rinvenuti oltre 5.000 video e foto di natura pedopornografica. 6 ragazzini, tutti minorenni, sono stati sorpresi dai carabinieri mentre cercavano di rubare all'interno di una scuola, l'Istituto Scolastico per l'Infanzia Aldo Moro, a Vittuone, in provincia di Milano. I militari, dopo aver ricevuto nella mattinata del 21 giugno la denuncia di furto e di imbrattamento da parte del personale dell'istituto, avevano predisposto un appostamento e li hanno sorpresi mentre rientravano dopo aver aperto un accesso secondario con l'intento di rubare alcuni materiali e oggetti. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che ha coordinato le attività, sono stati tutti riaffidati alle rispettive famiglie. La Guardia di Finanza di Milano ha scoperto un traffico illegale di farmaci e integratori alimentari. Nel mirino, 2 esercizi commerciali gestiti da cinesi. Scoperto un traffico illegale di farmaci e integratori alimentari. Le indagini condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, iniziate nel mese di gennaio di quest'anno, hanno rinvenuto nei locali di 2 esercizi commerciali gestiti da cinesi una grande quantità di confezioni con la dicitura anti-Covid-19,
contenenti 12.000 compresse vendute illegalmente, 500.000 di integratori alimentari pericolosi per la salute che sono stati sequestrati. Le analisi condotte dall'Università degli Studi su campioni del materiale hanno rivelato una composizione diversa da quella dichiarata sulla confezione, oltre che per la presenza di metalli pesanti, anche per il rinvenimento di sostanze potenzialmente nocive per la salute dei consumatori. Tra i farmaci sequestrati, che una volta immessi in commercio avrebbero generato un volume d'affari di oltre 1 milione di euro, sono state individuate anche numerose compresse di Camagra, un generico del Viagra. Gli investigatori hanno incontrato notevoli difficoltà nel far emergere il percorso di trasporto dei prodotti che una volta entrati nel territorio nazionale venivano immediatamente frazionati e messi in vendita in numerosi esercizi commerciali compiacenti. I due cittadini cinesi sono stati denunciati per i reati di abuso della professione di farmacista, commercio e somministrazione di medicinali guasti o imperfetti e frode in commercio. Cambiamo argomento. Nella cappella feriale del Duomo l'arcivescovo Monsignor Mario Delpini ha comunicato le destinazioni pastorali ai 10 nuovi preti ambrosiani. I neosacerdoti entreranno nelle parrocchie cui sono stati inviati domenica. Sentiamo Anna Maria Braccini. So per certo che lo spirito del Signore è su di voi e qualsiasi giorno potrete camminare nell'amore. Prende spunto dal motto dei presbiteri 2021, camminate nell'amore, l'arcivescovo per rivolgersi appunto ai 10 nuovi preti ambrosiani da lui ordinati il 12 giugno scorso, che ricevono la prima destinazione pastorale. Nella cappella feriale del Duomo, oltre a loro, emozionati, ci sono il vicario generale, Monsignor Franco Agnesi, vicari episcopali di zona, il rettore del seminario, Don Enrico Castagna, con altri superiori, i parroci e i responsabili delle comunità pastorali che accoglieranno i neosacerdoti e quelli delle realtà di origine che li hanno accompagnati nel cammino. Qualunque giorno, in qualunque momento, qualunque situazione, voi potrete camminare nell'amore. È questo che vi auguro con tutto il cuore. Qui ci sono anche i preti che vi riceveranno, anche loro penso avvertono la responsabilità di questo dono. Poi ancora il pensiero torna ai preti novelli. Io non so se prevarrà l'aspetto del privilegio clericale di essere subito sistemato o prevarrà l'esperienza di una specie di martirio quotidiano. Quello che io so per certo è che lo spirito del Signore è su di voi. Silenzio. Infine l'annuncio e la consegna delle destinazioni, valevoli da domenica 27 giugno, interessate tutte le 7 zone pastorali, del certificato di ordinazione della facoltà di confessione, valida per 5 anni. E ora Aristide Malnati ci porta a Bali. L'isola delle meraviglie, la perla dei mari del sud. Bali è il paradiso tropicale per eccellenza, con tramonti romantici per amori intensi. Virginia, la nostra inviata su quest'isola indonesiana, rimane subito affascinata dalla profonda spiritualità che si concretizza nel piccolo e colorato tempio indù a Nusa Dua. L'induismo è la religione ufficiale e arrivò qui nell'undicesimo secolo, quando i re induisti della vicina Giava arrivarono a Bali conquistandola. Poi le spiagge, da quelle più selvagge a quelle più rinomate dalle emozioni forse un po' scontate. Tra queste ultime, quella di Kuta, località trendy nel sud di Bali, paradiso dei surfisti. Il versante meridionale dell'isola e soprattutto Kuta è una meta fondamentale per gli amanti del surf. Grazie alla presenza dei frangiflutti, infatti, che delimitano la potenza delle onde, si rivela un luogo indicato anche per i principianti. Non mancano poi le infrastrutture dedicate agli amanti di questo sport. Il sorriso dei balinesi lo si assapora però all'interno dell'isola, tra giungla e cascate mozzafiato. Una particolarità è la piantagione di Kopi Luwak, il prelibato caffè balinese ottenuto da chicchi di caffè passati tra le feci degli zibetti. Per finire Ubud, la foresta delle scimmie. Qui i templi indù hanno guardiani speciali, migliaia di scimmie che vivono indisturbate.
La foresta delle scimmie è considerata sacra ed è anche rappresentativa dei principi fondamentali dell'induismo, la trinità, la felicità e il principio della rinascita. Bene, era questo il nostro ultimo servizio, subito dopo la pubblicità, previsioni del tempo, poi spazio allo sport, Nova Stadio TG e Nova Stadio Sprint, poi in prima serata, come ogni venerdì, Linea d'Ombra, quindi il nostro talk show dedicato alla politica, con particolare attenzione, come sempre, alla rubrica sui quartieri di Milano. Grazie per averci seguito, restate su Telenova, buona serata.